Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dopo 22.734 chilometri percorsi, 1.159 ore a bordo di treni, pullman, traghetti, taxi, auto, camion, 71 giorni di viaggio, 62 souvenir acquistati, 16 paesi attraversati, 10 bauli trascinati, 2 passaggi da camionisti tagiki, un rapimento, 2 attentati a mano armata subiti, un santone affrontato in combattimento, un licenziamento e un nuovo lavoro, il professor Gianluca Grimalda è qui! È qui, davvero! Ormai mi sembra di conoscerla da una vita. Belli! Belli! Complimenti. Allora, lo facciamo sedere, sì, prego. Ma li lascio il posto qua così più vicino a te. Ormai è venuto. Vabbè, dai, facciamo improvvisare. L'ultimo passaggio, okay. L'ultimo passaggio. Venga qui, professore, siamo andati sempre da lei. Le presento anche Anna Armeni. Piacere. E Lucia Mancino. Piacere. Allora, è vero, eh? Sì. No, io è vero. Sì, sì, abbiamo seguito. Allora, abbiamo seguito questa valigia, io andrei a poi controllare. È una valigia. Con quanti bolli, quante io non la apro, Non si può, no, poi ce l'aprirà forse lui. Allora, intanto, appunto, vogliamo sapere, questa è una delle 10 con cui ha viaggiato? Sì, esatto, ma quella più volumosa. Come viaggiare con 10? Ma insomma, con un po' di allenamento ci si riesce. No, con un po' di allenamento, ma con due mani, cioè come... Sì, sì, ci sono le spalle, cioè la parte davanti, la parte di dietro, ci sono due braccia, quindi poi una valigia si mette sull'altra. In cima all'altra, quindi. E quindi si può io che mi lamento quando c'ho solo lo zaino. Già il trolley ci sarà. Allora, io intanto la nostra prima curiosità, abbiamo parlato dei suoi viaggi in tutti i modi, è invece il ritorno a casa. È proprio un topos, direbbe Roberto Vecchioni, cioè l'eroe che torna alla casa del padre. E quindi noi vogliamo sapere come è stato accolto dai suoi genitori, che immagino saranno stati felici di rivederla come noi oggi. Sì, assolutamente. Io ci tenevo tantissimo ad arrivare a Milano prima del Natale, e quindi sono arrivato giusto il 25 dicembre, poco prima di mezzanotte. Infatti noi ci siamo visti l'ultima volta a Samarcanda, sì. Ho fatto veramente una volata. Praticamente ho viaggiato quasi senza sosta, ininterrottamente. E per lei una volata vuol dire 3 settimane, cioè lo traduco. È stata una settimana di viaggio intenso, perché purtroppo non mi sono potuto fermare in Iran. Ho viaggiato da Teheran a Istanbul. Come? Con quale mezzo? In pullman. È stato un viaggio di più o meno 50 ore. Uno è arrivato in anticipo. Sì, pensavo di averlo perduto al confine tra Iran e Turchia, perché ho passato i controlli e non trovavo più il pullman. E ho chiesto in giro e nessuno sapeva, io pensavo mi avessero lasciato a piedi, pensavo se ne fossero perché mi ero attardato un po' per con 10 valigie soldi. A piedi. E, sì, poi invece mi hanno detto che è una procedura normale perché devono cambiare le targhe. Così sono rapito dallo sguardo di Dario Fabbri, perché qui ci ha spiegato come noi guardiamo nel mondo, l'estero. Ecco, qui quest'uomo diciamo che se il turismo è il male del nostro tempo, questo è l'antiturismo, è il viaggio per eccellenza. È il viaggio per eccellenza. E allora, mi diceva, quindi poi il pullman... Sì, il pullman, poi comunque è andato tutto bene. Ci sono stati dei momenti un po' di trepidazione in Turkmenistan, perché lì avevo finito i soldi e dovevo pagare l'agenzia turistica che mi aveva fornito il visto. E allora inizialmente ho detto che avrei dato come pegno i computer della mia università, una cosa altamente illegale. Poi invece hanno detto... la sua università non lo sapevo, ma insomma... hanno detto che non erano interessati ai computer e mi hanno fatto 200 euro di sconto su quello che dovevo pagare. Quindi mi sono trovato con 200 euro per... Ma se non aveva un euro, anche i 200 euro di sconto non poteva comunque pagare lo stesso? No, appunto mi sono rimasti 200 euro. Ah, ecco. Non ha ceduto dei suoi souvenir? Quindi avrei dovuto pagare tutto quello che avevo in tasca all'agenzia. Mi hanno detto, va bene, ti facciamo uno sconto di 200 euro, con questi 200 euro devi completare la parte finale del tuo viaggio. E lei ce l'ha fatta? Ce l'ho fatta, sono arrivato a Salonicco con 10 euro. Ah.
E erano 10 euro, no. Erano 10 euro che tra l'altro me li avevano rifiutati, perché tutti i cambiavalute accettano le valute solo se sono perfette. Questo invece aveva un piccolo taglio. E quindi me l'hanno lasciato e sono arrivato giusto con questi 10 euro. E quindi ha portato 10 euro ed è arrivato a casa a Milano con 10 euro? Sì, no, un po' di più, perché poi a Salonicco fortunatamente dei miei amici, dei miei sostenitori mi hanno offerto una camera d'albergo e anche un po' di contante, quindi sono riuscito ad arrivare scialando, come si dice. Quindi è arrivato a casa, e è arrivato a Milano, non aveva le chiavi naturalmente, immagino. Non avevo le chiavi. Ha suonato? Suonato, mio papà mi ha accolto, è stato molto molto contento, però diciamo mi ha tirato le orecchie, perché chiaramente la sua preoccupazione principale è il posto fisso, il posto di lavoro. Ma scusi, c'è suo padre con la legge da 4 mesi, dopo tutto quello che ha fatto, è la prima cosa che gli dice, non hai il posto fisso. No, questo me l'aveva già detto prima, ma... però poi diciamo è una cosa che è emersa poi. Che è emersa nel corso della... Comunque vi siete abbracciati, cioè, è stato un momento emozionante, ci dia un bel lieto fine a questa storia. Non c'è mai fine alle ramanzine, insomma. Uno anche dopo un viaggio non c'è mai fine alle ramanzine. Uno torna e però... Sì, no, è stato molto molto contento di vedermi. E poi sì, direi il momento più bello è stato quando ho suonato il piano per mia mamma. Mm-hmm. Mia mamma così soffre di problemi di così, demenza senile. E quindi non si ricorda tutto quello che succede il giorno prima, però alcune canzoni se le ricorda ancora, quindi mi sono messo al piano, ho fatto almeno Tu nell'universo, che è una canzone che le piace tantissimo. Meravigliosa. E si è dimenticata le parole, però si dimentica ancora, si ricorda la musica e quindi l'ha cantata. Mi sembra un bellissimo finale, Roberto, penso che sei d'accordo anche tu che questo sia il finale migliore per questa storia. Adesso lei starà fermo qualche giorno prima di cominciare il nuovo lavoro, sempre in Germania, sì, vero? Il nuovo lavoro. Sì. Domani sta tranquillo, sta a casa, vero? Quindi le consiglio di leggere, intanto di leggere Geopolitica Umana, che è un libro fatto per lei, proprio di Dario buono. Fabbri, poi di comprarsi un biglietto per lo spettacolo.